Quanto alla questione delle sanzioni, come lei sa, le sanzioni sono una scelta europea, vanno prese insieme queste scelte ai nostri alleati europei. Credo che la cosa peggiore che si possa fare in questo momento è dare segnali di cedimento a Putin, e io penso che il nostro paese su questo debba essere molto molto netto, molto chiaro, mantenere il filo delle sue alleanze europee e internazionali, non cambiare linea, perché cambiare linea su questo tema vorrebbe dire darla vinta a Putin, e abbiamo tutti visto come Putin sta gestendo il rapporto con l'Ucraina e con l'Europa, creandoci una condizione che è una condizione di ricatto. Putin sta ricattando l'Italia e l'Europa, e al ricatto non si risponde col cedimento.